psicoterapeuta, e il dal dottor Raimondo Anna Montanari a seguire, giurista e criminologo. La prima relazione del dottor Brunelli è sulla devianza di andamenti delinquenziali nelle dinamiche borderline e narcisiste di coppia. Vediamo come questo purtroppo sia sempre più frequente all'attenzione di tutti, anche della cronaca, come negli ultimi tempi ci è capitato frequentemente di assistere in termini di comportamenti estremi, esagerati, di lesioni anche che sono commesse ad opera di soggetti che nell'ambito delle relazioni sentimentali frequentemente all'interrompersi di queste mettono in atto tutta una serie di comportamenti in alcuni casi criminosi che possono appunto poi sfociare in tutto quello che sappiamo. Lascio la parola al dottor Brunelli che dirà meglio di me quanto segue. Buono. Io sono uno psicoterapeuta junghiano, quindi mi baso anche sul simbolismo, perché l'inconscio ha bisogno di simboli, questo che noi sappiamo, affinché un'emozione, un sentimento possa essere capito nel profondo. Naturalmente ha bisogno anche di un discorso logico, però anche di un discorso simbolico. Allora io sono stato primo in Italia, insomma, questo mi ha permesso di seguire centinaia e centinaia di casi su internet, dal vivo, così eccetera, introdurre questo simbolismo della vampirizzazione, no? Dell'immagine del vampiro, di come questa leggenda, no? Evidentemente del vampiro si instaura, no, nelle relazioni di coppia, per cui c'è questo risucchio energetico da parte di uno verso l'altro, da parte di tutte e due. Allora, noi abbiamo bisogno, perché della logica, della razionalità tantissimo, però siccome sono fatti emotivi, appunto, allora i fatti emotivi, meno male che ce li abbiamo i fatti emotivi, perché non dobbiamo essere delle macchine, che ben vengano, no? Sono fatti dell'anima, però dobbiamo parlare con dei linguaggi che l'anima poi riesce a capire per avere una maggior sensibilizzazione. Poi naturalmente razionalizziamo tutto. Allora, questa tematica di fondo, diciamo, quella del narcisismo, allora, ma anche la parola narcisismo poi è già un approccio che può essere freudiano, che può essere di Loewen, di tanti altri, insomma, autori, eccetera. Però, diciamo, su base junghiana, l'investigazione del narcisismo riguarda più questo tema dell'immagine, dell'identità della persona, di questo, come diceva Freud, il narcisismo primario dell'amore per se stesso, che però poi dopo dovrebbe diventare anche qualche cosa che si condivide con l'altro, per cui c'è l'amore oggettuale per l'altro. Mi sentite o sono troppo vicino al microfono? Troppo vicino, troppo vicino. Allora, grazie. Allora, l'amore per l'altro, amore per me stesso. Quando c'è una disfunzione in questo concetto, per cui l'amore per me stesso diventa un'idealizzazione di me, della mia immagine, no? Questa va a discapito degli altri, dell'altro in particolare, all'interno di una relazione di coppia, e si verificano questi fenomeni, diciamo così, di vampirizzazione. Però questo vuol dire che dall'altra parte c'è una persona vampirizzata che inconsciamente, involontariamente è disponibile ad offrire il collo, a lasciarsi vampirizzare. C'è una collusione, diciamo, tra la vittima e il tormentatore, il suo aguzzino, no? Perché appunto dall'altra parte anche la persona dall'altra parte ha un basso narcisismo, invece non c'è elevato narcisismo, c'è un poco amore per se stesso, non se ne rende conto, c'è una cosiddetta ferita narcisistica, e questo, la ferita produce sangue simbolico, diciamo, il vampiro viene attratto, diciamo, da questa situazione, per cui si crea questo incastro psicologico veramente doloroso che porta a poi dopo a generare delle situazioni veramente pericolose e patologiche. Però non sono soltanto quelle che noi vediamo sui giornali, perché sono anche dei rapporti lancinanti di violenza psicologica che non vanno poi a finire diciamo con atti persecutori o delinquenziali, eccetera. Però possono andare a finire benissimo nel fatto che uno dei due partner comincia a prendere psicofarmaci
a dismisura, oppure a bere, oppure a fare uso di sostanze, a perdere il lavoro, a perdere i rapporti con la famiglia, a fare incidenti in macchina, perché chiaramente moltissimi incidenti in macchina sono dovuti da questi stati di disattenzione, di dolore, così eccetera, oppure magari anche al suicidio, perché le casistiche sul suicidio sono molto elevate, no? Però non è che ti vengono a dire sì che c'è la crisi magari dietro dei suicidi, però c'è uno stato doloroso interno per una situazione affettiva dove il soggetto è caduto in una depressione, così così. Allora, cioè, quindi è una tematica veramente molto perniciosa, subdola, eccetera. Allora, vediamo di affrontarla dal punto di vista del narcisismo. Queste sono delle immagini di stimolo, no? Questo narcisismo che è anche sano, che è anche buono, perché noi vogliamo conoscere noi stessi, no? Vedere, sono delle immagini di stimolo così simboliche per far capire la natura interiore di questo problema e come gli artisti hanno lavorato, no? A capire questo rapporto con se stessi e il rapporto con gli altri, quindi vedere il proprio turbamento interiore, vedete queste deformità anche dell'autoritratto, per esempio, in questa immagine. Però questa estetizzazione della propria immagine per avere una conferma di sé. Il problema è che invece il narcisista, al di là di quello che può essere il lavoro dell'artista o del conosci te stesso, che passa necessariamente per un'analisi anche della tua immagine, cioè non ha un vero rapporto con se stesso, in realtà non ama veramente se stesso, ma la sua immagine ha bisogno di questa gratificazione, di avere conferme. Quindi queste forme di narcisismo, che poi sono dei disturbi dell'identità alla base della quale troviamo tutte le dinamiche borderline, paranoide, isterico, istrioniche, ossessive, eccetera, perché lì queste etichette ormai la gente su internet le adopera un po' come se fossero delle classificazioni: sei narcisista, sei borderline, sei isterico. Invece uno dovrebbe essere un analista capace di considerare come le analisi del sangue, no? Per cui c'è un valore così, poi c'è un altro valore così, ci sono dei tratti, no? Invece si fa tutta la un fascio, dice quello lì è narcisista, quello lì è borderline, no? Invece ci vuole un'analisi, capire come questi comportamenti, eccetera, sono più o meno patologici. Esempio, delle volte c'è... Kernberg, grande studioso del narcisismo, ha parlato di narcisismo maligno. La gente pensa che sia maligno, voglia dire che è peggio del narcisismo patologico. In realtà, dal punto di vista clinico, narcisismo maligno vuol dire narcisismo andata male, per cui il soggetto non è così malato in realtà, ma c'è un narcisismo malato che lo porta poi dopo a avere dei comportamenti del tipo tutto mio, no? Il potere, no? Voglio adoperare questa seduzione per avere del potere, ma il narcisismo patologico è più malato, no? Dal punto di vista comportamentale. Il narcisista maligno in realtà è più in grado di intendere e di volere. Da lì poi ci sono state delle dispute, voi avete letto così negli scorsi anni, nell'ultimo DSM, il manuale di diagnostico statistico per le malattie mentali, per cui se considerare il narcisismo una malattia o come chiamarlo, eccetera. In realtà poi sono sempre dei tentativi di classificare un po' meglio certi andamenti, certe problematiche delle quali bisogna avere capacità di lettura, come dicevo prima, sono stata un'analisi differenziale, cioè vedere come i vari nuclei problematici di una personalità si intersecano a un certo tipo di complesso. Però queste sono immagini di stimolo, come gli artisti anche lavorano su questa cosa per noi junghiani, ma anche per un freudiano è molto importante, no? Capire, avere delle suggestioni, eccetera. Qui non ci possiamo dilungare su queste immagini, perché come ripeto sono immagini che poi servono per fare un lavoro anche didattico, formativo in altra sede, che fanno capire come questo turbamento rispetto a questa insicurezza con se stessi, no? Perché in realtà il narcisismo patologico ha questa idea di grandiosità o quello di tipo maligno, ma in realtà è di facciata, no? L'idea di facciata, poi dentro sono pieni di problemi. Allora questi artisti fanno vedere, no? Questa dualità, questa depressione interna, questa paura costante di impazzire e di non essere nessuno veramente, cioè in sostanza è un problema con il sé, no? Che nella psicologia gettuale il sé è una sottostruttura dell'io che è composta, diciamo, dall'integrazione dei vari oggetti sé che ci sono,
che siano acquisiti nel rapporto con gli altri, non sono acquisiti nel rapporto con gli altri. In senso junghiano, invece, il sé è qualcosa di diverso, no? È il nucleo, diciamo, se vogliamo, più spirituale, più simbolico dell'io, che ci permette di stare in collegamento con l'inconscio, con l'anima, con l'inconscio collettivo. Però anche qui c'è una disfunzione di questo riconoscimento del sé, che poi è l'essere umano, non è soltanto l'io. E l'io, nel momento in cui sono io e basta, entriamo nell'ego, entriamo nell'egoismo, entriamo in questo iperegoismo, entriamo in questa incapacità di relazione, no? Che non esistono più gli altri, o meglio, esistono nella misura in cui io posso avere il potere sugli altri, li posso comandare, no? Però quale maggiore occasione, migliore occasione di trovare uno che ti ama e magari che ha capacità di relazione oggettuale, e allora lì è un'occasione d'oro per esercitare questo potere narcisistico, perché uno che mi ama può fare quello che voglio, no? Perché l'amore tutto spera, tutto crede, tutto soffre, tutto scusa, come diceva San Paolo. Però non è una bella cosa uccidere l'amore così, no? I sentimenti, l'amore sono la cosa più importante che l'essere umano ha. Cosa siamo noi senza l'amore? Sempre per citare San Paolo, non così, macchine razionali, produciamo cose. È la parte più delicata, più intima di una persona. Se ti togli una persona questa possibilità, la violenti nell'anima, la distruggi spiritualmente, anche psicologicamente. Certamente il narcisismo come idolatria della facciata, no? Di comparire, quindi di avere potere seduttivo, incentivato da questa società della moda, dei social media, quindi questa immagine per far capire come tutti i giorni, perché operando Facebook controlliamo un po' il narcisismo, rivaleggiamo con gli altri, competiamo, così è un istinto anche che bisogna capire, bisogna essere anche tolleranti, nessuno di noi, siamo tutti peccatori e siamo tutti che abbiamo il nostro narcisismo che ogni tanto sborda un po' di qua e di là, no? Ecco, appunto, quindi nessuno deve giudicare così, eccetera, senza prima ricordarsi della trave che magari può avere nel suo occhio, però di fatto poi ci sono dei comportamenti che sono ipertrofici e che solo questo bisogno del narcisismo tormentoso, no? questo narcisismo tormentoso di valorizzare se stesso non attraverso la relazione amorosa, ma attraverso l'idea di poter avere un potere, un controllo sugli altri, no? E in particolare sulla persona amata. Io qui voglio concentrare l'attenzione sul tema del convegno, che è relazioni pericolose. Quindi noi ci stiamo occupando delle relazioni amorose pericolose per quanto mi riguarda. Altra cosa sono serial killer, altri tipi di criminali, insomma, che riguardano discorsi importantissimi, magari correlati, però, cioè, appunto, stiamo, diciamo, in questo discorso delle dinamiche amorose e con se stesso, il rapporto con se stesso e con l'altro, che poi possono portare comportamenti patologici, negativi, di diversa natura, no? Allora, io questo libro l'ho scritto, diciamo, pubblicandolo poi in rete, così, e ho fatto degli studi, insomma, ci sono tanti miei scritti che voi potete vedere, trovare in rete, che io ho dato veramente gratis e d'amore, perché, insomma, è una cosa che io sento molto come sensibilità, anche una cosa che sento come sensibilità mia, questa tematica. E vedete come in copertina c'è questa immagine del film di Bergman, che gaslighting, no? Dove c'è questo rapporto di coppia, dove c'è questa forma di manipolazione di lui verso di lei, ma comunque tante volte può essere di lei verso di lui, insomma, ecco, c'è questo film che è molto forte, e poi Bergman è grandioso, chiaramente, no? Per dare la suggestione e per far comprendere nel profondo questi conflitti umani così terribili, dai quali poi dopo nasce, ecco, tutta la questione poi dopo del comportamento negativo, dell'inquinzare, che noi dobbiamo coercizzare e che noi dobbiamo cercare di terapizzare in tutti i modi. Però se noi non facciamo la diagnosi, cioè se noi non capiamo da dove vengono i problemi, non è che poi, cioè, quindi concentrarsi, diciamo, su questi aspetti psicologici, perché sono problemi psicologici, no? Invece, come vi dicevo, questo mi preme dirlo, no? Poi si parla, cioè, se non si fanno degli investimenti, quindi dare la possibilità che a uno psicologo, uno ci può andare anche con la mutua, ecco perché ci troviamo in queste condizioni.
perché poi anche lo stalker, perché la maggior parte di stalker, perché poi alla fine molte volte è anche uno che vorrebbe parlare con quell'altro, che si nega. Allora, se ci fosse la possibilità di andare magari da uno psicologo, di andare da un posto che non è il centro antiviolenza tout court, no, quando le cose sono già, ma avere normalmente la possibilità di avere un servizio per cui c'è un problema in famiglia che viene riconosciuto anche dal punto di vista appunto della salute, che non è soltanto fisica ma anche mentale, ma siccome una seduta costa, perché è molto disponibile, 50-60 euro, e evidentemente tanta gente non ha né la preparazione, né la cultura, né l'ignoranza, né il portafoglio, e nemmeno in televisione, nei convegni lo dicono chiaro questa cosa, no? Per cui appunto non c'è la cultura di dire c'è un problema con un partner, c'è la possibilità che vada a parlare, cioè, sono relativamente pochi chi lo fa, chi ha la possibilità di permetterselo. E quindi appunto queste immagini, diciamo, eccetera, questa è stata una mia carissima paziente, no? Lo posso dire perché la Lucia ha scritto un libro dove mi cita, insomma, e parla di me. Per la verità, pochissime cose di quelle che sono state dette nel corso di oltre 2 anni, dove ho potuto seguirla, prima che naturalmente è successa questo fatto tremendo che molti di voi conoscerete. Naturalmente io ho il segreto rigorosissimo psicologico, per cui è professionale, per cui non vi posso dire che cosa io so, che cosa è successo, che cosa non è successo, e nemmeno nel libro c'è scritto rispetto agli aspetti profondi, no? Però in effetti in questo convegno io vi parlo di queste cose anche sulla base di queste esperienze, no? Che non è soltanto questa, sono anche altri casi, eccetera, che sono diventati poi dei casi gravissimi che subito la stampa non vede l'ora, diciamo, di spettacolarizzare in qualche modo, no? Perché appunto c'è questa idea così. Poi io per Lucia chiaramente ho una stima enorme per il coraggio che lei ha dimostrato anche per diventare una opinion maker, no? Su queste cose è straordinario, però questo, diciamo, come risposta comunque narcisistica positiva, se vogliamo, però quello che invece è un problema interiore che non viene analizzato, che non viene visto assolutamente, no? Perché non viene visto neanche tra due partner sono ciechi, no? non vedono, no? Queste cose, non vedono la loro collusione, non vedono che insomma ci sono un po' di problemi a stare come amanti per 3-4 anni mentre quello sta con un'altra, cioè quell'altro sposato, insomma c'è, cioè, qualche cosina magari strana ci sarebbe, no? Diciamo sulla quale mettersi un pochettino in crisi, in discussione. Allora non è che si tratta di capire come eventualmente una vittima se l'è cercata, no? Ma noi come studiosi dobbiamo capire, avere il coraggio di capire dove vengono i problemi, se li vogliamo risolvere. Invece, siccome la mentalità è che è la criminalizzazione, sbatti il mostro in primo piano, sono i cattivi e poi dall'altra parte sono i bravi. Allora, finché noi ragioniamo così, non capiamo che è un problema della relazione, quindi non lo possiamo risolvere. Non lo risolviamo, vediamo quanto quello è stato cattivo, in funzione di quanto è stato cattivo, poi dopo che è stato cattivo, perché ormai cattivo lo è già stato, lo decidiamo se sbatterlo in galera nel braccio con quelli che ha fatto reati sessuali, oppure magari se dargli delle medicine di un certo modo o in un altro, cioè senza capire che sotto c'è un problema psicologico da ambo le parti, insomma, che certi reati possono venire commessi veramente anche perché uno arriva in uno stato di confusione tale per cui magari mette in atto un certo comportamento. E lo diciamo questo per giustificarlo? Assolutamente no. Però lo diciamo perché come scienziati, come terapeuti, dobbiamo analizzare i problemi, capirli. Non possiamo dire successo questo e allora basta, cioè voglio dire, noi dobbiamo cercare di analizzare e capire come sono le relazioni che portano a certi poi situazioni terribili, che possono essere terribili sia quelle spettacolarizzate, quelle veramente che arrivano a ledere la persona con atti delinquenziali, uccisioni,
cose come sono successe alla Lucia, ma poi ci sono anche cose sottili nel dolore silenzioso di ognuna e tante persone che voi vedete per la strada. C'è un progetto di autodistruzione, di depressione, perché magari c'è stata una relazione sentimentale che ha avuto un andamento veramente strano, anomalo. Non parlo delle pene d'amore, perché le pene d'amore sono fisiologiche, si soffre per amore, si sa, si soffre anche tanto, ci si lascia, ci si ritrova, poi viviamo in una società molto libera e questo quindi chiaramente si paga, ma ci sono veramente delle relazioni malate, delle relazioni pericolose, delle relazioni patologiche, dove anche la vittima però non la vede questa relazione patologica e volontariamente, inconsciamente, finisce con l'accettarla, no? E starci dentro per un sacco di tempo. Allora, non è il problema se denuncia o non denuncia, il problema è sempre di vedere prima di quando dovrebbe denunciare, perché proprio per il motivo che dicevo prima, bisogna fare un'analisi psicologica prima di capire perché certi fatti avvengono. Allora, vedete questa immagine, questo è un film che ha avuto un grande successo, il libro, il film qualche anno fa ormai già, no? Però già si vede questo, chi l'ha visto questo film della solitudine dei numeri primi, come già proprio i bambini sono investiti di questo narcisismo, di fare la recita, lo spettacolo, diventare primi, il numero uno, eccetera, molto bello questo film, e di vedere come poi dopo alla base sotto il narcisismo c'è proprio una cultura normotica, della normosi, diciamo, che non è una malattia, perché sembra paradossale, no? Contraddittorio chiamare la norma, la normalità, la normosi, no? Vede questa osi che vuol dire come la psicosi, la nevrosi, cioè questa normalizzazione, no? Per cui la facciata, insomma, bisogna essere alla moda, cioè alla fine